Alla conferenza stampa di presentazione è presente anche il presidente Giuseppe Cosentino, che si è detto felice dell'acquisto di Derisio, calciatore che la società seguiva da tempo. Meno felice sull'argomento cessioni, anche perché alcuni calciatori hanno rifiutato delle destinazioni. Domani, contro la Paganese, è importante vincere. Penso proprio di sì, perché se così non fosse, noi non è che l'avremmo preso. Siccome, ripeto, è da molto che gli stavamo dietro, a me mi dispiace solo che purtroppo è del Benevento e non per il futuro sicuramente non potrà essere nostro, però penso che quest'anno darà un grosso contributo al Catanzaro. E, appunto, il calciomercato si è chiuso da pochi giorni, speravate di piazzare altre cessioni oltre a quella di Alessandro, Cruz, Carbonara e altri? Ma sicuramente sì, perché ci sono dei ragazzi che qua sono chiusi, anche se sono bravi, però qua non possono esprimere al meglio la loro capacità, perché non so, noi avremmo trovato delle squadre sia al Teramo, c'era Narducci che poteva andare al Teramo, c'era Lo che poteva andare al Teramo, li voleva anche l'Interreggio e nessuno dei due è voluto andare né all'Interreggio né al Teramo, sbagliandosi a mio avviso, perché avrebbero avuto la possibilità di giocare anche l'anno prossimo. Se noi quest'anno volevamo cederle, non credo che l'anno prossimo gli possiamo rinnovare il contratto, per cui loro hanno fatto, a mio avviso, un errore di valutazione, perché se loro si mettevano in gioco quest'anno avrebbero avuto possibilità per l'anno prossimo e per anni a venire. Io non so se loro l'anno prossimo poi troveranno meno la squadra, con noi sicuramente questi elementi, non perché non sono bravi, sono bravissimi, ma per il tipo di gioco che fa il mister e per il tipo di gioco che vogliamo fare noi non sono utili al Catanzaro, quindi loro hanno deciso così. A giugno scadrà il contratto con il 90% di tutti i ragazzi che abbiamo noi e poi noi prenderemo le nostre dovute decisioni, perché l'anno prossimo si deve fare una squadra con un po' di più di valutazione. Quest'anno abbiamo ragionato con il cuore, l'anno prossimo ragioneremo con il cervello e con, come devo dire, con più attenzione, ma bisogna essere più, non più cattivi, più, un po' più duri. Non bisogna avere il cuore buono come quello che abbiamo avuto quest'anno. Anche perché l'anno prossimo si punta a qualcosa di importante oltre a una salvezza tranquilla. Sì, puntiamo a qualcosa di importante, però non è detto che deve arrivare, perché poi il tifoso, se noi l'anno prossimo non riusciamo a fare meglio di quest'anno, si può anche. Noi anche quest'anno cercavamo di fare del nostro meglio, ma il calcio purtroppo sono gli episodi che ti fanno vincere e non ti fanno vincere. Noi da parte nostra ce la metteremo tutta a fare del nostro meglio. Però non è detto che noi l'anno prossimo andremo in bisicuro, perché se fosse sicuro allora noi ce la metteremo tutte e faremo il nostro meglio, poi vediamo quello che verrà fuori. Ultima domanda, domani gara fondamentale contro la Paganese, da vincere a tutti i costi per la salvezza. E domani è una partita molto importante, è importante sia per la classifica sia per il morale, perché se noi riuscissimo a vincere domani allora le cose potrebbero anche cambiare, non che vincendo una partita si cambia scenario, però si affrontano le partite con più tranquillità, perché se malauguratamente domani dovesse andare male le cose incomincerebbero a complicarsi. Io mi auguro che domani ci sarà un risultato positivo, questo è il nostro augurio. Però anche se non ci dovesse essere, non è che noi ci arrendiamo, ancora mancheranno poi dopodomani altre 11 partite e ogni partita dovrà essere una lotta, noi lotteremo ogni partita per vincerla, si possono vincere e si possono perdere.